Ai microfoni di tuttoprovercelli.com, Matteo Di Piazza. Matteo, diciamo che sei finalmente tornato, probabilmente da questa domenica saranno 90 minuti di gioco per te. Come stai e in quali condizioni sei, soprattutto insomma, fisiche? A prescindere che sono molto contento che sono rientrato dopo 3 mesi. Spero di ritrovare subito la mia condizione fisica e cominciare come nei primi mesi. Domenica giocare 90 minuti e darò il mio meglio, perché magari le mie condizioni non mi permettono tipo di fare magari 90 minuti, però riuscirò a fare qualcosa, dai. Senti, ma ti abbiamo già visto questa domenica, la tua grinta non era sicuramente messa in discussione. In questi mesi comunque di tua assenza insomma, sono stati parecchi cambiamenti, specialmente in attacco. Insomma, Santoni è andato in prestito in un'altra squadra. Questa domenica abbiamo Malatesta e Diemmello che sono in difficoltà, che sono stati un po' la porta fissa perché hanno alcuni acciacchi fisici. È arrivato Martini, che è un po' la new entry, e molto probabilmente tu farai coppia questa domenica con Martini. Tu hai già giocato, ti sei allenato con lui. Che impressione hai su questo giocatore? Come ti trovi con Martini? Ma ci siamo allenati già da una settimana, giustamente è un giocatore di esperienza e si vede già in campo. Magari ancora si deve abituare nei schemi del mister, giustamente ci vuole 2 o 3 partite e magari comincia a avere qualche possibilità in più. E poi a parlare dei miei compagni, in mia assenza hanno fatto bene. Sono contento e spero di dare un po' di contributo pure io. Senti, infatti contributo nel senso che Braghini ancora domenica in sala stampa nella partita ha parlato di te dicendo che sei un giocatore che può fare grandissime cose, ne è pienamente convinto, però lui dice, noi glielo diciamo sempre, è importante che Matteo giochi per la squadra. Che cosa vuole dire? Ma ogni giorno lo ripete, perché vuole che magari gioco di più con la squadra. Secondo me è così, è giusto, però sai, quando ti pigli un po' di emozione, queste cose, vuoi giocare un po' da solo, però spero che andiamo bene e basta. Certo. Senti, ma sono piovute anche alcune critiche nei confronti della Provercelli, tu in questi mesi hai visto sempre dalla tribuna tutte le partite, nell'ultima gara si è detto anche che la Provercelli ha avuto un gioco un po' prevedibile. Tu cosa ne pensi? Il gioco della Provercelli in questi mesi è migliorato? È cambiato? Ti sembra, secondo te, che con le squadre, ad esempio, che si gioca in difesa avete più difficoltà, quelle che giocano invece un calcio più aperto siete, diciamo, più facilitati nel vostro gioco? Ma secondo me no, perché quello che ho detto sempre in questi 3 mesi anche dalla tribuna, il mister ci fa giocare un calcio che secondo me pochi allenatori lo fanno, ma non per preparare il mister, però è difficile che una squadra ci mette sotto, che come giochiamo noi, e poi quello che conta secondo me è il gruppo. Quando c'è il gruppo tu veramente giochi bene e lo stiamo dimostrando fino adesso. Benissimo, allora grazie a Matteo Di Piazza e speriamo di ritrovarci la prossima settimana magari per commentare la tua rete. Grazie. Grazie, a presto.